Rodolfo Graziani le dice niente? Non lo conosco, no. Mai sentito. Era un gerarca fascista. Sono ignorante. Avete sentito che qui vicino, a 30 km da qui, è stato costruito questo monumento a Rodolfo Graziani? Voi sapete chi è Rodolfo Graziani? No, sinceramente non ne siamo al corrente. No. Per la BBC, per la stampa francese, americana e spagnola, il monumento che la Regione Lazio ha costruito in memoria di Rodolfo Graziani ad Affile è un fatto indegno. Ma qui, in provincia di Frosinone, dove il generale nacque, pochi conoscono la storia di uno dei più sanguinari assassini del colonialismo fascista. E chi lo conosce ne parla così. Viene considerato un eroe, cioè praticamente Affilettino, no? Addirittura dedicano... a Figliettino c'è un parco, mi sembra, dedicato a Graziani. Il cubetto in stile Littorio è costato 127.000 euro, soldi pubblici. Patria e onore le parole che la Regione Lazio ha fatto incidere, ma non a tutti è piaciuto, a giudicare dalla vernice che lo ha imbrattato. Aia! Ah, Graziani deportò 100.000 libici, in Etiopia ordinò la strage del clero, in guerra usò gas vietati dalle convenzioni internazionali, fu poi condannato a 19 anni per aver collaborato con i nazisti, ne scontò molti di meno. 127.000 euro per costruire un monumento d'onore a un criminale di guerra. Chi è sempre Fiorito? Dipende sempre da Fiorito, dipende, me lo saluti, fanno schifo. Fanno veramente schifo, fanno. Spendere soldi pubblici per un criminale di guerra. Ma perché non si è scatenato il putiferio, tutti tranquilli, nessuno si è... Probabilmente perché siamo in Italia. E quindi? E quindi siamo un paese dei pecoroni.